cognato. Ciao, mezzo cognato. Era buono il panino col prosciutto. Ah, sei stato te. Brutto bastardo. Antonio! Non l'ho nemmeno toccato. Non l'ho. Impunito che non sei altro. Aspetto giù, ti faccio una faccia così. Smetti, Antonio, di prendertela con questo innocente. Innocente? Innocente? È una spia. Non sono una spia. Veglio sulla tua anima. Basilio ha ragione. Alla tua anima in pericolo. No, non è la mia anima in pericolo. È il mio latte che è in pericolo. Avete capito? Ah! Ma è possibile che non ci sia mai pace in questa casa? È tutta colpa tua che ti sei voluto sposare un cameriere. Signora, anche se sono un cameriere, mi sento più signore di coloro che servo. Arrivederci. Non te la prendere, Antonio. Ciao. Mamma, mamma, Antonio ha baciato Lucia. Perché non posso baciare mia moglie, forse? No, perché ha fatto un fioretto. Un fioretto? Quale fioretto? Ti ricordi quando Basilio si ammalò? Sì. Ah, e non morì. Beh, purché guarissi io feci il fioretto di non baciarti per un mese. Ah, sì. Ah, sì. Beh. È tutto per colpa tua. Ebbene sì, andrò a confessarmi. Dirò tutto. Dirò che ho mangiato prosciutto di venerdì, dirò che ho sognato capri, dirò che ho baciato mia moglie e dirò pure che ho tirato la marmellata in faccia a mio cognato. Quando mai? Adesso.